Signor Leccese, un'app per parcheggiare meglio senza praticamente dispendio di energie, di tempo e continuare a venire a Gaeta. Sì, un servizio, devo dire, necessario per una città che ha una prospettiva in senso turistico. Per noi avere la possibilità di far pagare comodamente al mare o al ristorante per i nostri turisti, i nostri frequentatori, la sosta a pagamento è sicuramente un servizio necessario. Necessario alla migliore fruibilità del territorio, necessario per aumentare i livelli dei nostri flussi turistici e soprattutto anche per poter modernizzare con la tecnologia digitale ormai tutte queste nuove applicazioni e metodi di pagamento per godere tranquillamente e liberamente di un territorio straordinario come quello di Gaeta. Lei ha detto in conferenza stampa che il 15% di agio in più non è un problema in rapporto poi al tempo che si andrebbe poi a recuperare. Assolutamente, oggi l'aspettativa dei turisti, delle persone che fruiscono di un territorio, non è tanto quello del costo, ma è quello di avere una offerta di servizi. Per questo ci siamo preoccupati per garantire questo nuovo strumento che non toglie nulla a quello che è chiaramente il costo del residente, di chi abita e deve essere chiaramente tutelato nella nostra città, ma va sicuramente a garantire un servizio in più per quelli che sono i nostri flussi turistici, per quello che è il nostro core business, come diciamo in gergo. La responsabile della Easy Park però ha escluso che possono essere soppressi i mitologici parcometri. Assolutamente, quelli rimangono, anzi sono i baluardi di quello che è il servizio della sosta a pagamento in qualsiasi tipo di sistema. Ancora per il momento sono a garanzia non solamente dei turisti, ma anche di tutto quello che è la gestione ordinaria di una città, anche per i servizi quotidiani di persone che vengono a Gaeta per altre tipologie di obiettivo e non solamente quello turistico. Non potremmo rinunciarci, almeno per il momento. In conclusione, si innova, si modernizza la gestione delle strisce blu, però, Sindaco Leccese, questa è una città che ha fame, maledettamente fame di nuovi parcheggi. È il motivo per cui stiamo andando dritti verso la realizzazione e quindi la definizione degli iter procedimentali del parcheggio multipiano agli Spaltoni, quasi 400 posti auto, per cui siamo andati dritti per la realizzazione del parcheggio di Piazzale Risorgimento, 170 posti auto, e il motivo per cui vogliamo continuare a promuovere la realizzazione di parcheggi. Abbiamo in una delle ultime riunioni di maggioranza approfondito e analizzato la possibilità di esproprio di un paio di aree che sono strategiche, una sulla parte di Serato, l'altra sulla parte di Gaeta Medievale, per recuperare aree e spazi strategici per costruire ancora nuovi posti auto. Questo è un obiettivo fondamentale che ci siamo dati sia con la precedente amministrazione sia con l'attuale.